L'azienda Potere del Castellaccio insiste sul territorio bolgherese, ma per il territorio bolgherese comunque si è un'azienda che esprime un qualcosa di diverso, si è concentrata essenzialmente sul concetto degli autoctoni, ripristinando dei vecchi vigneti che erano presenti sul territorio bolgherese prima che si costituisse la DOC. Questa filosofia è diventata un po' la nostra missione. Ci siamo concentrati in un primo momento con la prima bottiglia del 2010 ad esprimerci la qualità sul Sangiovese in purezza della versione del Valente. Dopo il Di Nostro, perdono. Dopo il Di Nostro nel 2011 abbiamo intrapreso un nuovo viaggio dove c'era di fatto la volontà di esprimerci con la massima espressione degli autoctoni, andando a recuperare in azienda quegli antichi vigneti rappresentati nella fattispecie nel Pugnitello, il Fogliaton del Cilegiolo, che erano ormai totalmente in disuso. Noi li abbiamo ripristinati, riclonati per parte vegetativa e siamo riusciti a ripiantare il loro antico splendore. Nel caso del Valente, praticamente le posso dire che questi vitigni tipo il Pugnitello e il Fogliatonda non è che erano stati abbandonati perché non dessero una qualità importante, ma soprattutto perché erano estremamente difficoltosi nella parte agronomica. Nel caso del Pugnitello, per esempio, c'era un'esuberanza fogliare, soprattutto femminelle a non finire, per cui tanti passaggi in campo. Per cui nella moderna viticoltura si è cercato chiaramente di semplificare un po' quelle che erano le fasi agronomiche. Beh, nel nostro caso abbiamo accettato questa sfida e la volontà appunto di ripristinarli. Con il Valente 2013 abbiamo ottenuto la prima bella soddisfazione, è stato considerato da James Harley con 92 centesimi. Questo non è sicuramente un punto di arrivo, ma è soltanto una partenza che ci dà l'opportunità e la consapevolezza, se non altro, di essere sulla giusta strada. La volontà di esprimerci a Bolgheri con questi vini autoctoni è chiaramente motivata ad uno spiccato senso di appartenenza ad un territorio che comunque nel corso di 40 anni ha cambiato totalmente assetto vinivinicolo, con tutto rispetto per quelli che sono chiaramente a Bolgheri i grandi tagli bordolesi. Ma la nostra missione è quella di voler dimostrare che in un terroir tipico come Bolgheri ancora ad oggi si possono creare dei vini che hanno veramente uno spiccato senso autoctono.